Mar dei Caraibi, quale posto migliore per parlare di pirateria? Buongiorno da Livio Gambarini di Rotte Narrative, mi trovo sull'Isla Catalina nella Repubblica Dominicana e proprio in questa isola dove mi trovo in questo momento si arenò il veliero del Capitano Kidd, motivo per cui non appena sono giunto in questa spiaggia paradisiaca mi è subito colto talento di girare un video per parlare di un argomento annoso che spesso e volentieri emerge sui vari forum di scrittura, sui gruppi Facebook, nelle tavole rotonde, nelle discussioni. Ogni tanto me ne avete anche chiesto nei commenti sotto il canale, sotto i video del canale YouTube di Rotte Narrative. Cosa ne penso della pirateria? Qual è l'impatto della pirateria oggi per degli autori? Dovremmo continuare a scaricare illegalmente libri in ebook come abbiamo sempre fatto oppure no? O addirittura può la pirateria essere considerata uno dei motivi per cui gli ebook sono da condannare? Io ne ho sentite veramente di tutti i colori in questi anni. A proposito della pirateria, naturalmente, soprattutto in termini dispregiativi, quando si parlava di circostanze istituzionali e soprattutto invece in termini positivi quando si parlava a telecamere spente da parte dei singoli fruitori, come del resto è abbastanza normale e ovvio aspettarsi. Allora, io oggi non voglio minimamente fare un discorso esaustivo, in realtà ci tenevo semplicemente a introdurre il discorso e volevo anche fare un esperimento di raccogliere alcune idee, alcune voci da voi che seguite il canale YouTube di Rotte Narrative, perché questo è un argomento molto vasto, quello della pirateria digitale, quindi parliamo di ebook che siano stati craccati e siano stati immessi sul mercato in modo gratuito e quindi scaricati poi da terze persone. Questo è un fenomeno che in realtà è abbastanza diffuso, è piuttosto forte. Non voglio, ripeto, minimamente sviscerare la questione qui, voglio soltanto lanciare qualche considerazione e raccogliere le vostre opinioni a questo proposito. In futuro magari raccoglierò queste opinioni, tolgo le ciabatte, scusate. In futuro magari raccoglierò le vostre opinioni e metterò in cantiere qualche contenuto un po' più strutturato. Allora, partiamo con il dire che la pirateria è un qualcosa che riguarda ovviamente solo gli ebook, parlando di narrativa, e è un fenomeno che ha sia dei detrattori sia anche dei sostenitori, ma non nel senso di pirati, di gente che sfrutta la pirateria per evitare di pagare il costo degli ebook e leggere i libri, ma proprio a livello di teorizzatori. Ci sono persone con cui ho parlato nell'ambiente editoriale che sostengono che avere un libro disponibile negli store gratuiti per il download non soltanto non sia un ebook, non soltanto non sia un grosso problema per la diffusione del libro, e non soltanto quindi in realtà si è sopravvalutato all'interno della community l'impatto negativo in termini di vendite perdute dei mancati guadagni dell'ebook, ma che in realtà addirittura possa essere una valida strategia per diffondere il libro stesso e quindi farlo arrivare a più persone. Ebbene, io ho anche parlato con degli autori che mi hanno informato, non dirò di chi si tratta, che loro stessi avevano fatto in modo di piratare il proprio ebook in modo da renderlo disponibile online al di fuori dei canali di vendita tradizionali. Il perché questa cosa possa essere fatta potrebbe essere ovviamente motivo di discussione e potrebbe essere sicuramente interessante approfondirlo, non lo starò qui a fare ora, però ricordo che parlando con alcune di queste persone mi era stato detto che quando comincia a essere piratato
sostanzialmente vuol dire che sei diventato qualcuno, uno scrittore importante, perché significa che qualcuno ci tiene abbastanza a leggere i tuoi libri, i tuoi lavori, da prendersi la briga di scaricare una copia, rimuovere il DRM, eccetera, cioè craccarla, metterla a disposizione di uno store, eccetera, eccetera. E ora, naturalmente, se chiederete a un editore è molto improbabile che vi faccia, che vi tessa un elogio della pirateria. Solitamente gli operatori di questo settore hanno tutti quanti delle opinioni piuttosto negative. Se chiedete a dei professionisti istituzionali tradizionali del settore editoriale. Detto questo, appunto, in realtà la situazione è più variegata, più sfaccettata di quello che sembra. Io stesso vi voglio raccontare, approfittando di questo video in questo luogo paradisiaco, c'è una sabbia meravigliosa e un mare molto bello, peccato che il tempo si stia un pochino guastando, ma dovrebbe reggere. Vi voglio raccontare una cosa che mi capitò qualche tempo fa. Allora, tanto per cominciare, lo dico subito, praticamente tutti i miei libri sono stati piratati. Sono al mio ormai settimo romanzo pubblicato e credo che ciascuno dei miei libri, anche quelli pubblicati per la piccola casa editrice Silele Edizioni, negli anni sono tutti quanti stati piratati. E c'è stato un momento in cui, naturalmente, voi sapete, se siete pirati sappiate che non resterete anonimi a lungo, tendenzialmente. Che io sappia, molti anche dei miei colleghi che hanno trovato i propri libri piratati sanno nome e cognome di chi ha craccato il libro e l'hanno messo online, e questa è una cosa che dovete sapere se siete degli aspiranti pirati. Poi non so, magari se siete degli hacker eccelsi, magari riuscite a far sparire tutte le vostre tracce dai file, però mi è stato riferito, io non sono un esperto, che in realtà ci sono dei modi per risalire a voi. Detto questo, c'è stato un episodio simpatico capitato alcuni anni fa a me, quando, cos'era? Sicuramente ero, penso, al terzo romanzo pubblicato, penso che fosse quindi il 2014-15, sarà stato il 2016-2017, era stato pubblicato, penso, da poco I Segreti delle Madri, e quindi fuori dei miei erano già usciti Le Colpe dei Padri e Eternal War 1. A un certo punto mi scrisse un mio lettore affezionato, di cui conservo ancora il contatto, per avvertirmi che doveva darmi una notizia insomma, che probabilmente non mi avrebbe fatto piacere, e cioè che aveva trovato in una community di cui faceva parte un mio libro piratato. E a quel punto io gli dissi che non avevo la cosa mi sorprendeva, non pensavo che ci fosse qualcuno che si fosse preso la briga di craccare i miei libri, e insomma non manifestai né indignazione né rabbia né così né cosà. Chiaramente sì, mi stanno fregando dei soldi, li stanno fregando all'editore, non è una cosa bella, non è una cosa che si dovrebbe fare, però ero più in me personalmente prevaleva la curiosità, la sorpresa, più che non il rimprovero e il rimbrotto, voglio dire. Perciò gli chiesi qualche informazione in più, ma appunto ero curioso del perché. Vedendo che non mi ero scagliato in una crociata, non avevo puntato il dito, questo mio lettore mi ha fatto la confidenza di far parte di una community di online di lettori pirati che si radunavano in un forum che nel frattempo mi risulta essere stato poi chiuso, e in questo forum non soltanto ci si limitava a craccare dei libri, ma c'era una vera e propria community di pirati che nella mia immaginazione tutti quanti erano ovviamente vestiti con il tricorno, col vestito, l'abbigliamento tipico da pirata, no? Da capitano di vascello settecentesco. E questa community di pirati, appunto, era piuttosto attiva. Organizzavano delle iniziative, organizzavano delle chat, delle letture condivise, cose che si possono trovare oggigiorno in alcune delle community più organizzate, più grandi, più strutturate di appassionati di lettura. Goodreads normalmente
organizza delle iniziative di questo tipo. Però lì la particolarità era che nessuno dei libri che venivano letti veniva effettivamente pagato, era tutto quanto assolutamente a gratis, e di conseguenza in questa community era capitato a un certo punto che, siccome ogni mese una parte di questa community organizzava delle letture condivise, qualcuno a un certo punto proponesse Eternal War 1. C'erano diversi libri in ballottaggio, alcuni peraltro di autori molto più famosi di me, non so come mai ci fu il prevalere. Ah, ecco, piccolo dettaglio, quando venne a sapere questa cosa da questo mio lettore, ero così curioso che dissi: voglio assolutamente entrare a far parte di questo gruppo di pirati e andare a sbirciare cosa è successo, che ha alla fine la catena di cause che ha portato alla fine il mio romanzo a essere disponibile al download illegale sui principali store, cioè no store, sui principali siti lì, quei cosi lì che usate voi pirati, dai che lo sapete. Ero curioso come una scimmia, luogo appunto perfetto questo per dirlo, perché ci sono. Insomma, con l'aiuto di questo mio lettore che già faceva parte della community, riuscii a ottenere l'accesso, con ovviamente anch'io uno pseudonimo per non essere riconosciuto, entrai in questa community e scoprì che Eternal War 1 era stato oggetto di una lettura condivisa, di cui mi andai ovviamente a leggere tutta quanta la cronologia. Peraltro ricordo distintamente il momento, ero così arrabbiato, illivorito, illividito da questa questione, che misi su la colonna sonora dei Pirati dei Caraibi, dei Pirati della Prima Luna, mentre ero proprio modalità assolutamente full caraibica, e mi misi a leggere tutti questi messaggi. Questo gruppo di persone, ovviamente tutte anonime, con dei nickname, votarono di leggere Eternal War 1. C'era chi non ne aveva mai sentito parlare, c'era chi ne aveva sentito parlare, erano curiosi di leggerlo, e a un certo punto hanno detto: questo mese leggiamo questo, e poi poco per volta postiamo i nostri commenti qui, se è una schifezza lo mettiamo in croce, se è un libro degno ne parliamo, e niente, io posso dirvi che c'erano parecchie pagine di commenti di questa community di pirati circa la lettura di Eternal War 1. Io posso dirvi che raramente ho trovato un gruppo di lettori così attenti, così vispi, così che realmente avevano applicato un filtro critico alla lettura delle mie storie, come quella community di pirati lì. Perciò io leggevo poco per volta, li leggevo, loro postavano commenti di capitolo in capitolo, man mano che li leggevano, e facevano ipotesi su come sarebbe andata avanti, e io mi stavo godendo quella cosa in un modo ma proprio formidabile, neanche se avessi avuto una cassa di rum davanti e un pappagallo variopinto sulla spalla mi sarei sentito meglio di così. E alla fin fine tra l'altro mi sembra che di quel gruppo lì, che era un gruppo non esageratamente numeroso, però c'erano un po' di persone che stavano facendo questa cosa circa Eternal War 1, un paio non erano stati diciamo entusiasti, però avevano comunque riconosciuto alcuni pregi del libro, ma tutti gli altri in realtà alla fine erano entusiasti della lettura. E mi risulta che nel tempo quasi tutti quei lettori provenienti da quel forum, almeno così mi è stato in seguito riportato da conversazioni che ho avuto con altre persone circa questo episodio qui, in seguito mi è stato riferito che questi lettori, dopo aver letto una prima volta il libro piratandolo online, si sono accostati ai miei libri e quelli successivi li hanno acquistati, e perciò sono diventati miei lettori. E ecco quindi che quando mi è capitato di sentire qualcuno dell'ambiente dire: beh, ma non tutto il male viene per nuocere, certo la pirateria è qualcosa assolutamente da condannare, non va in nessun modo né elogiata né giustificata, però quando capita non sempre il male viene per nuocere, quando ho sentito questo tipo di discorsi, ecco, diciamo che quantomeno comprendo questo tipo di riflessioni, questo tipo di concetti, pur senza naturalmente condividere o giustificare, assolutamente no. Però ecco, posso testimoniare a mia volta che non sempre le cose vanno male. Detto questo,
lo ripeto, voglio dirlo una volta di più perché è sempre meglio essere due volte chiari che lievissimamente non chiari, soprattutto con voi, che se potete fraintendere una cosa la fraintendete, non dite di no, che lo sapete. Naturalmente non sto dicendo che questo sia lo standard e che succeda sempre. Tendenzialmente quello che accade quando c'è la pirateria è che la gente che va a cercare il libro su questi store lo scarica e non lo pagherà mai. Questo naturalmente si ripercuote in una perdita per non soltanto l'autore, ma soprattutto per la casa editrice, che è colei che ha sostenuto la maggior parte dei costi di produzione di quel testo. E è anche quella che ha, diciamo, diritto alla maggior parte del ritorno economico. Poi in realtà a livello di percentuali lo sapete, gli studenti dello scrittore speciale sanno benissimo chi è che si prende la fetta maggiore, e non è né l'autore né l'editore del prezzo di copertina di un testo. Ma questo è un argomento che chi sa, sa. Chi non sa, prima, quando deciderete di entrare sul serio e far parte di questo ambiente, lo scoprirete. E dicevo, è una cosa che porta naturalmente dei danni, porta delle perdite economiche, e se supera una certa soglia può effettivamente creare dei danni non indifferenti al settore. C'è anche una posizione che ho sentito a questo proposito, del tutto condivisibile, che dice sì, magari un tempo la pirateria poteva supplire a una mancanza di mercato per la quale non era possibile capire se un testo fosse un buon testo se non scaricandone una versione piratata, leggendo qualche capitolo abbastanza da capire se valesse effettivamente la pena spendere dei soldi per comprarlo, e una volta fatto questo, se veniva superato il primo esame, andare a comprare il libro. C'è anche da dire che oggi praticamente per qualunque ebook sia disponibile l'acquisto su Amazon o sugli altri store, è disponibile anche un estratto gratuito che permette esattamente di fare questa cosa, facendo quindi venir meno quella, diciamo, comprensibile e giustificabile finalità che poteva esserla il comprendere l'effettiva qualità, lo stimare l'effettiva qualità del libro. Quindi questo, come avete visto, non vuole minimamente essere un discorso né organico né tantomeno conclusivo. Ci sarebbero un sacco di argomenti da tirar fuori a proposito della pirateria. Mi risulta peraltro che nel tempo anche tutti i miei romanzi successivi siano stati piratati, quindi sì, ve lo sto dicendo, se voi volete andare a cercare e a scaricarli li troverete probabilmente. Io non posso fare niente per impedirvelo, e non mi frega niente farvi la predica se contate di farlo. Chiaramente ciascuno se lo dovrà vedere con la propria coscienza. Io compro tutti i libri che leggo, non soltanto, compro una quantità di libri in grande esubero rispetto a quella che effettivamente riesco a leggerla con i tempi che ho a disposizione nella mia frenetica vita di oggi, e perciò appunto è una questione con cui ciascuno deve fare i conti personalmente. Che mi interessa però è avere un confronto con voi che seguite il canale YouTube di Rotte Narrative. Quindi adesso guardate questo meraviglioso mare alle mie spalle, guardatelo. Tra l'altro, una cosa curiosa, mi sono accorto adesso che ho i piedi completamente neri perché sotto la superficie candida della sabbia caraibica c'è della cenere, e mi sto domandando se sia soltanto una cosa di questo punto dove mi trovo io, oppure se sia cenere vulcanica di qualche del tipo di pietre che ci sono qui, o se ancora non sia la stessa cenere del vascello del capitano Kidd che adesso mi sta sporcando i piedi, motivo per cui vado a pucciarli nell'acqua. Aspettate un attimo, meraviglioso. Ah, fantastico. Quindi guardate questo bel mare dietro di me, immaginatevi velieri, cannoni puntati, bandiere con il teschio e le ossa, e raccontatemi qua sotto nel box dei commenti l'esperienza che avete avuto con la pirateria. Se ne sono esperienze non troppo edificanti, chiaramente non parlatene. Ok, un'onda mi ha appena lavato. Non parlatene come se fosse capitato a voi, raccontate storie che sono capitate ai vostri amici, cugini, parenti e conoscenti, senza fare nomi. Sono sinceramente curioso di conoscere altri episodi che possono essere capitati, episodi
sia positivi sia negativi sia neutri, mi interessa aprire quantomeno questo discorso su questo argomento. Mi raccomando, se dovete esprimere anche delle opinioni e dei giudizi, cosa che siete liberi di fare, evitate di incitare altri a commettere dei reati. Vi ricordo che la pirateria è un reato e che nessuno deve essere incoraggiato a compierla. Voglio però sentire le vostre opinioni a questo proposito, quindi con il rombo dei cannoni nelle orecchie io vi saluto, vi auguro buona continuazione e vi lascio alle vostre piratesche fantasie. Ciao ciao da Livio Gambarini.